Beh, io ringrazio Mario di questo invito, in quanto serate come queste, che è un inno alla cultura, un inno insomma alla bellezza, troppo poche ci sono di queste serate appunto. Io detesto quando si parla solo di sagre praticamente e non di feste o festival, o per divulgare cultura, perché in una regione dove ce n'è tanta, però non riusciamo a recepirla tutto questo. Quindi stasera con grande piacere ascoltiamo appunto Vittorio Sgarbi e poi Mario, ripeto, è uno di, io l'ho sempre detto, ogni paese della Calabria ci vorrebbe un Mario Caligiuri, perché fa parte di quelle persone che amano la propria terra e si fanno in quattro per far vedere le bellezze, mettere in risalto le cose positive, annullare ai noi, insomma, quelle negative che forse fanno più breccia nell'opinione pubblica. Come valutate la presa di posizione dell'onorevole Sgarbi a favore dello stadio di Crotone? Ma io a favore di tutto la contemporaneità, diciamo così, io, e poi detto da uno come Sgarbi, mi conforta, perché lo mio stesso pensiero, il mio piccolo praticamente. Ci si accorge sempre che dei fasti del passato, quando c'è qualche cosa del presente, ma lo stadio non è stato fatto adesso praticamente. Io ho 75 anni e mi ricordo da sempre lo stadio che è stato lì, ora se ne accorgono. Però il fatto che se ne accorgono e non, senza fare delle cose, mi sembra come quei medici incapaci, no? Che dice: tu sei ammalato. Sì, sono ammalato, ma dammi la cura. Quindi che fanno questi signori? Ci sono queste reperte, ma che fa? Non lo sa niente, non ne beneficia nessuno. Fate qualche soluzione, trovatele, riuscite a trovare i fondi e mettetela alla luce questi fondi e datevi da fare, ma non sempre a protestare, sempre a chiudere, a bloccare i lavori. Quando vuoi.